Giornata caldissima, la quarta di A1 per la temperatura in vasca, ma anche fuori, un sabato con temperature molto elevate qui nella capitale. La piscina dei Foro Italico, dei mosaici del Foro Italico, si incontrano Lazio e Brescia. Tanti temi, sicuramente il confronto, insomma, complicatissimo per i biancocelesti, visto la formazione che si trovano di fronte, ma insomma è tornato un certo Giacomo Cannella a trovarci, tra l'altro da capocannoniere. Ma sicuramente non scopriamo oggi le qualità di Giacomo Cannella, che in questo momento a Brescia sta esprimendo veramente un potenziale incredibile in termini realizzativo. È stata una settimana importante, la Lazio ha trovato i suoi primi tre punti contro una diretta avversaria per quella che è la nostra, il nostro obiettivo, ovvero la salvezza. Questi tre punti hanno dato molta fiducia ai ragazzi, che in settimana si sono rivisti dei bei sorrisi nei loro volti. Questo è sicuramente uno di quegli incontri che a inizio stagione abbiamo definito appunto proibitivi, ma non per questo meno importante. Dobbiamo sicuramente tenere testa a una squadra che gioca un altro campionato rispetto a noi, e sono curioso di vedere come i nostri ragazzi affronteranno questi campioni, perché si tratta di veri e propri campioni. Al mio fianco, non l'ho presentato ovviamente, Jacopo Spagnoli, uno dei tecnici con Daniele Cianfiga del settore giovanile della Lazio, nonché insomma tra l'altro entrambi due persone che da anni mi accompagnano in questo racconto della Lazio nelle partite casalinghe. Il via all'incontro, giù il galleggiante, il primo confronto, tra poco leggeremo anche le formazioni. Sfida tra numeri due, a vincere è Alesiani su Ferrante. Allora, primo possesso da sinistra verso destra del Brescia. E subito la Lazio che riesce a barare il pallone con Vitale che può andare. Lazio che si schiera con Soro, Ferrante, Colosimo, Elfic, proprio Vitale, Marini, Giorgi, Antonucci, Leporale, Narciso, Biancolilla, Morolli, Garofalo. In panchina c'è Claudio Sebastianutti. Pressing del Brescia che serve a far sì che la formazione ospite si rimpossessi del pallone, e Presciutti può andare sull'altro fronte. Brescia, vediamo che può giocare anche con un piccolo vantaggio dinamico. Passaggio impreciso di Presciutti per Cannella, e allora palla alla Lazio. Brescia che si schiera con Dellungo, Alesiani, Presciutti, Bua, Cannella, Nicolaidis, Balzarini, Nora, Tononi, Bertoli, Figari, Rivetti e Giannazza. In panchina mister Bovo. Sì, vediamo sin dalle prime battute l'atteggiamento del Brescia, un forte pressing in anticipo. Hanno costretto prima Vitale a effettuare un passaggio veramente difficile, recuperare la palla e proiettarsi subito in un 4 contro 3 dinamico. Per fortuna dei nostri ragazzi non è stato concretizzato, però l'atteggiamento è chiaro sin dalle prime battute. Il Brescia ha una forte pressione addosso ai nostri giocatori, ora la Lazio risponde mettendosi a zona dal lato buono. Va a chiudere verso il centro, lasciando qualche metro. Cristian Presciutti alza proprio il passaggio centrale, ancora buona copertura della Lazio. Su numero 10, Zeno Bertoli. E allora sull'altro fronte con Colosimo, pressing come sempre fortissimo del Brescia. Fallo semplice di Cannella, Ferrante a qualche centimetro, palla al centro. Non c'è fallo su Mattia Antonucci. Sì, buona l'intensità di Mattia Antonucci che si propone con un taglio verticale. C'era un possibile 3 contro 2, Ferrante non se l'è sentita di servire la palla, c'era poco spazio in effetti per servirlo. A quel punto abbiamo rallentato, abbiamo concesso il rientro del giocatore del Brescia, che ora con Giacomo Cannella si proietta davanti. Fallo in attacco, allora ancora palla alla Lazio, equilibrio dopo i primi minuti di gioco. Lo ricordiamo, ad arbitrare l'incontro sono Alfri e Frauenfelder. Ancora fallo in attacco, troppi fischi da una parte e dall'altra, e questa è un'occasione ghiottissima. Con Figari che può andare a tutta birra dall'altra parte, tu per tu con Soro, prova a recuperare Leporale, il tiro fuori, incredibile. Sì, ma l'arbitro ha ravvisato il fallo di Leporale, penso ci sia un rigore, ma effettivamente l'attacco di Matteo è venuto da dietro, e con le nuove regole il giocatore che impugna la palla all'interno dei 5 metri non può essere attaccato da posizione appunto arretrata. E allora il capocannoniere della Serie 1, Cannella, il tiro, la parata di Soro, incredibile la manona di Soro. Eh sì, una murata, si è sentito veramente un vero e proprio botto, come
un fuoco d'artificio a Capodanno, la manona di Slobodan Soro. E ora attenzione la palomba da parte, penso, di Daniele Giorgi, alta sopra la traversa. 14 gol fin qui in campionato per Giacomo Cannella. Attenzione, ancora vantaggio dinamico per il Brescia. Lazio scoperta, Cristian Presciutti, il passaggio intercettato da Antolucci, ma solo sfilato Figari, il tiro e la rete del Brescia, questa volta 1-0 quando non è passato ancora metà tempo. 4:58 da giocare nel primo quarto. Sì, ripeto, è chiaro l'atteggiamento del Brescia, forte pressing, e questi giocatori hanno la capacità poi di portare sempre dei piccoli contropiedi, hanno sempre un vantaggio, sono bravi nel sfruttarlo. Questo è l'ennesimo caso in cui appunto da un 4-3 è nata questa situazione di gioco. I giocatori del Brescia hanno sfruttato il vantaggio e la prima realizzazione da parte di Niccolò Figari, fresco campione del mondo. Giocatore incredibile, uno dei tanti talenti azzurri questo Brescia, e non solo ovviamente. Guardate come lotta al centro, al limite della regolarità. Narciso subisce colpi, arriva dopo un po' di tempo l'espulsione. Uomo in più per la Lazio, il primo giocato veloce con la possibilità per Vitale di andare alla conclusione, troppo angolata e troppo lenta. Sì, è giusto sfruttare questo vantaggio nei primi 3-4 secondi dell'uomo in più. Peccato, Vitale non ha trovato la conclusione, però nulla da dire sull'esecuzione da parte di Alessandro, che prova a mettere la palla sul palo lungo. Penso ci sia stata anche una deviazione da parte di Marco Dellungo, che non ha concesso appunto il gol. A proposito di campioni del mondo, mentre c'è la conclusione di Giacomo Cannella, lo conosciamo, l'abbiamo visto tante volte fare questi gol, è sempre uno spettacolo. Beh, veramente questa conclusione ci ha tolto il fiato, un bolide da posizione 2, da 8 metri sotto l'incrocio. Secondo me Soro con questa conclusione non poteva veramente fare nulla, la palla batte sulla traversa, sull'incrocio dei pali, meglio, e finisce in rete, veramente incredibile. Poco da aggiungere, insomma, sale a 15 gol in 4 partite, da giocare la quarta ancora, visto che siamo ancora al primo quarto, 4 minuti trascorsi, 2-0 Brescia. Figari e Cannella, presente e futuro del 7 bello, presumibilmente. Ancora gioco forte del Brescia, fallo semplice, palla a Elfic, palla che arriva adesso a Narciso, che lotta come un leone al centro, prova la girata, è troppo lenta. Sì, bravissimo Alessandro Narciso, veramente, Andrea Narciso, scusate, veramente un lottatore, trova la posizione contro marcatori nettamente più pesanti di lui, sta lottando come un leone. Secondo me un approccio molto positivo da parte sua in questa partita. Prova la girata, è stato anche sfortunato, la palla viene colpita dal difensore, deviata e finisce fuori. Intanto la conclusione di Soro, e c'è la possibilità di andare a tutta birra dall'altra parte. Soro serve Giorgi, che ha scattato leggermente arretrato il pallone, allora deve fermarsi Giorgi, occasione sfumata, ma ancora piccolo vantaggio per Antonucci, che va, riceve adesso Antonucci, tiene il pallone, fallo da dietro, di rigore anche per la Lazio. Sì, c'era un 1-0, Soro la palla leggermente indietro, però l'azione si trasforma in un 3-2, bravissimi a sfruttare questo piccolo vantaggio che con queste regole nuove è determinante. In 3-2 si trasformano spessissimo in una situazione o di gol o di tiro di rigore. Va Vitale sulla linea dei 5. Elfic, scusato. Parte Elfic, il tiro e la rete! Nicolas Elfic! Quinto gol per lui. Anzi, sesto gol per lui in campionato, e 2-1 Lazio. Bravi, bravi i nostri ragazzi. Un ottimo approccio da parte di tutti i componenti della squadra. 2-1, bravi nello sviluppare questo contropiede, nel portare questo vantaggio a termine e nel concludere questo rigore Nicolas Elfic. Grande, grandissimo avvio della Lazio in questo primo quarto di gioco contro la formazione
Lombarda in vantaggio 2-1, ma Lazio che ha tenuto testa sia dietro che davanti a fare la differenza la classe, giocatore come Giacomo Cannella, ha regalato in questo momento il gol di scarto, l'altro gol di Figari e poi adesso poco fa il rigore trasformato da Elfic. I tre gol fin qui, 2.45 a giocare nel primo tempo, attacca Brescia, bella azione ma palla leggermente lunga per Cristian Presciutti che resta anche attardato, può andare la Lazio in vantaggio dinamico. Sì, ancora un 3 contro 2, c'è un piccolo vantaggio, attenzione, ma i giocatori del Brescia chiudono. Ferrante allora, si alza adesso, finta, riceve un colpo, fallo semplice, ancora Ferrante, cambia fronte, palla imprecisa ma arriva comunque ad Antonucci. 10 secondi per concludere, palla Leporale, ancora Matteo Leporale, dopo la tripletta con la canottieri, il suo braccio è bollente. È ancora lui, il giovane Leporale, sembra veramente un eterno Peter Pan delle piscine. Un inizio di stagione davvero monumentale per il nostro centroboa, migliore forse in tutte le tre prime apparizioni della nostra squadra. Un altro saggio della sua bravura al centro, una sciarpa imparabile, rimbalzo davanti il portiere avversario e palla che va dentro la porta, sotto la traversa. Mamma mia Leporale, sempre più forte questo giocatore. Attacca Brescia allora, prova a replicare, non ci sta ovviamente la formazione di Bova con Nora, trova spazio Bertoli, si allarga rispetto alla posizione, ma cosa ha fatto anche l'altro centro, Zeno Bertoli, da vedere e rivedere. Sì, l'azione sembrava veramente conclusa, poi un colpo magico da parte di Zeno Bertoli che riesce nella rovesciata girando il braccio avversario, forse Soro non se lo aspettava e viene battuto sul suo palo. Sicuramente lì anche la difesa deve fare qualcosa in più, non può concedere questo movimento, ma che bellezza! È sicuramente match divertente fin qui, attenzione però il pressing di Nora, tutto regolare su Elfic, permette al Brescia di andare praticamente da solo contro Soro, si alza adesso Soro su Nora, il portiere di gran classe fa sentire quali sono le sue capacità, fa vedere quali sono le sue capacità. Sì, 1-0 parato, bravissimo Slobodan. In precedenza abbiamo visto ancora una volta l'atteggiamento del Brescia, è un fortissimo pressing, cui non abbiamo antidoti se non il movimento. Elfic un po' statico, in quell'occasione si fa prendere e rubare il pallone, concedendo appunto un 2-1 che poi si trasforma in 1-0, dove Soro è stato bravissimo. Un minuto da giocare in questo primo tempo, bellissimo. Ah, il vantaggio del Brescia che raddoppia, va 4-2 con la rete di Jacopo Alesiani, proprio 53 secondi alla fine del tempo, più 2 Brescia. Sì, abbiamo visto spesso questa situazione da parte del Brescia, dei tagli o da 1 o da 5, in posizione si mette poi con il doppio centro alla ricerca di queste deviazioni volanti in cui appunto il giocatore, il difensore ormai è tagliato fuori, se interviene rigore. Se non interviene spesso la palla finisce in rete, un colpo al volo e il Brescia ristabilisce 2 lunghezze di distanza. Espulsione fischiata, Giacomo Cannella anche a questo ci ha abituato la sua foga, anche nel pressing va nel pozzetto, uomo in più per la Lazio, 37 secondi da giocare, 15 per concludere. La discrepanza di poco più di 30 secondi, Lazio che attacca, il passaggio centrale, si lotta ancora, palo in attacco, credo avesse concluso fuori Matti Antonucci. Sì, stessa soluzione dell'uomo in più precedente, pallone che va in 4, ricerca di palo 5 con la deviazione, ancora una volta però la deviazione non è fortunata e trova pronto il portiere Marco Dellungo. Credo fosse Marini, poco cambia. Brescia che attacca, 8 secondi per concludere, Cannella, palla al centro, la girata ancora troppo facile, questa volta mette una pezza Soro su Nicolaidis. Finisce qui il primo tempo di gioco, 4-2 per Brescia, ma ci siamo divertiti, questo possiamo dirlo, tanto divertimento, tanto pressing, tante azioni,
tante occasioni da una parte e dall'altra. No, sicuramente una partita godibile per un pubblico numeroso qui al Foro Italico. La Lazio che è partita bene, Brescia che è partito forte con il suo pressing e ripartenze. Abbiamo però concesso solo queste ripartenze, poche sbavature da parte dei nostri, che tengono comunque a galla ancora la Lazio. Ovviamente il divario è netto tra le due squadre, ma l'atteggiamento dei ragazzi è quello giusto. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo. Nuovo collegati, Lazio-Brescia, squadra di Bobo, vantaggio di due lunghezze, 4-2 il punteggio. Gara anche dal punto di vista agonistico, nonostante i pressing, nonostante l'atteggiamento sicuramente aggressivo, che è andata via con due arbitri bravi a lasciar correre, a fischiare soltanto quando c'era da essere estremamente rigorosi, Jacopo. No, sì, sono stati, hanno preso tutti i fischi giusti gli arbitri, non ci sono stati appunto problemi in vasca. Ora gli arbitri assegnano il pallone alla Lazio. Il Brescia è partito prima del fischio nello scatto per prendere il pallone. Abbiamo la possibilità di proiettarci subito in fase offensiva. E allora Lazio che può attaccare, fischiato fallo in attacco alla Lazio, dunque sprecato questo vantaggio preso al centro. Picari che si porta sull'altro fronte, guardate le bracciate, guardate anche la potenza dei giocatori in acqua. Sta già lì indietro per Bertoli, in solita posizione di centrovasca, adesso profondo il numero 10 trattenuto tra l'altro da Narciso. Si lamenta per un attimo, si torna a giocare, Figari, 3 secondi per tirare, la parata di Soro. Grande Slobodan Soro fin qui. Perfetto, il tiro che abbiamo concesso è quello che vogliamo, un tiro senza ritmo, senza movimento, cui Soro legge facilmente appunto la palla. In precedenza Vitale prova il dribbling esterno, forse si aiuta col braccio sinistro, gli arbitri lo colgono in un fallo in attacco. Tanti giovani in acqua, dall'alto per la Lazio che hanno avuto meno spazio fin qui, abbiamo visto ruotare molto i più giovani della rosa. Sì, ora Elfic regala un po' il pallone al Brescia, non gestendo bene la fase offensiva, dà una palla a Daniele quando Daniele ancora non guardava il pallone e regala appunto il possesso al Brescia. Zona totale da parte della Lazio. Bertoli al centro, riceve Figari, si gira, Soro, ancora un muro. Sì, Figari ha un po' vita facile contro Matteo Biancolilla, che ovviamente paga un pochino l'inesperienza, ci mette una pezza Slobodan Soro, che invece di esperienza ne ha da vendere. Può giocare allora il Brescia ancora, fase di attacco delle calottine scure, stanno iniziando a far sentire il loro peso. Bertoli per Cannella, 3 secondi per concludere, ancora Bertoli da lontanissimo, palla a schizzo, finisce sulla traversa, ma resta agli ospiti e possono giocare altri 20. Cannella, fallo semplice per Pesciutti che va subito al centro, tiro di rigore, fallo di Colosimo. Eh sì, rigore c'è, è sacrosanto. Il giocatore del Brescia prende il vantaggio, Colosimo a quel punto si trova dietro il giocatore e commette fallo da rigore. Siamo stati sfortunati prima col possesso della palla che ritorna al Brescia, che ha giocato altri 20 secondi. Figari, il tiro ancora Soro! Che spettacolo! Slobodan Soro!
Era un po' che non vedevo un rigore parato a due mani sul lato suo, fanno due, un muro veramente, non vorrei essere nei panni del giocatore del Brescia che si presenta dai 5 metri quest'oggi, davvero un rigore parato a due mani, bello, bello, uno spettacolo. 2-2 per Slobodan Sorano, e visto che è un portiere, insomma, non è semplice, intanto bellissima la palomba tentata da Daniele Giorgi. Finita sulla traversa, sarebbe stato non male fare un gol del genere a del lungo. Eh sì, non sarebbe stato male, ovviamente è una soluzione molto difficile. Ora c'è di nuovo un vantaggio sulla prima linea, fortunatamente riusciamo a chiudere. Devono faticare i nostri, potenza età inferiore rispetto agli avversari. Fanno un attacco però, tengono bene. Ha sentito il fischio o non aveva capito. Brescia, Bua, Vitale, palla lunga per Elfic che la tiene, si alza Elfic, il tiro, la conclusione su del lungo, forse poteva aspettare, si è fatto ingolosire. Guardate ora, gestione della fase offensiva non ottima, c'è un 3 contro 2 davanti in prima linea, palla che va in 5. Presciutti a tu per tu con Soro, ancora! Ma che portiere è Slobodan Soro? L'hai detto tu, è questo portiere che stiamo vedendo ora. Questo mette a tacere anche un po' qualche piccola non critica, assolutamente, però prime apparizioni di Soro, non da Soro, ma questo portiere è davvero, non deve dimostrare nulla. Portiere che ha giocato Olimpiadi, Mondiali, uno dei migliori portieri in circolazione, non solo nel nostro campionato, ma nell'intero panorama pallanuotistico. Nuovo vantaggio dinamico, vediamo se ci mette una toppa ancora Soro. Sicuramente anche condiziona un po' l'atteggiamento degli avversari. Palla scambiata, Ficari ancora. Il tiro, la traversa, non fa più gol il Brescia. Nonostante praticamente vada tu per tu con il portiere della Lazio. Una fase ad alto contenuto metabolico in questo caso, che i nostri ragazzi sono un pochino stanchi, ho contato almeno 10 azioni avanti e indietro senza interruzione, forse di più, non si è segnato in questo secondo tempo, si vede tutta la stanchezza sia nei nostri giocatori ma anche nei giocatori del Brescia. Ora siamo costretti a mettere il pallone nell'angolo, ma forse è la soluzione migliore in questo caso. Ci permette di bloccare un po' il tempo, di ritornare, di piazzarci e soprattutto di non prendere un contropiede. Brescia che ha preso le misure all'attacco della Lazio, soprattutto quando non c'è in vasca Leporale, ma non riesce anche fino adesso a capitalizzare in attacco. Attenzione però, adesso uomo in più. Time out chiesto da Bovo, che sicuramente vuole dire qualcosa ai suoi, soprattutto per quello che hanno fatto sotto porta. Sì, è un time out al secondo tempo con la nuova regola che ricordiamo concede 2 time out all'allenatore, significa che Bovo vuole parlarci un attimo su, penso soprattutto nella gestione dei 3 contro 2 che non sono andati a buon fine. Ora sicuramente prepareranno un qualcosa sull'uomo in più, ma ci va bene anche a noi questo time out, ci consente di rifiatare. Beh, 2-4 il punteggio dopo quasi due tempi di gioco, una Lazio che comunque ha tenuto testa, ma soprattutto Slobodan Soro ha tenuto testa a questi campioni, diciamo che Soro potrebbe tranquillamente giocare dall'altra parte per il valore che ha. Ma su questo non ci sono dubbi, e ovviamente il punteggio sì è 4-2, poteva essere un pochino più largo se Soro non avesse messo le sue manoni a protezione della nostra porta. Seguiamo ancora. Allora, questo attacco, 3 minuti a giocare nel secondo tempo di gioco, uomo in più per il Brescia, il primo di fatto in movimento, Cannella, Presciutti, Cannella ancora. Presciutti, scambio di 2, 5 secondi per concludere, il tiro di Presciutti. Questa volta Soro non può nulla, il 5-2 di Nicola Presciutti. 5-2, e ottimo gol da parte del giocatore da posizione 4, questa volta tra le braccia di Soro che non può veramente nulla. 2 minuti e 44, primo gol del secondo quarto,
batte la palla Ferrante da posizione 2. La tranquillità del Brescia nel costruirsi lo spazio per andare a concludere. Attenzione però anche la Lazio, aveva forse un passaggio Antonucci, ha preferito aspettare, non rischiare. Bravo Ferrante a fare un numero su Presciutti che gli va addosso, deve temporeggiare, 10 secondi per concludere, palla a Colosimo. Leporale ha spinto per prendere posizione, dunque fallo in attacco, ancora Lazio che non riesce a concludere. Attenzione, Presciutti già scattato dall'altra parte, va a chiudere Ferrante, fallo semplice su Presciutti. Non gioca il Brescia, allora può andare la Lazio in vantaggio dinamico, due uomini in più. Eh sì, c'è un 4 contro 3, Antonucci deve portarlo e lo porta la posizione centrale. Antonucci ha spazio, si alza Antonucci, andrà lui, serie di finte, il tiro! Mattia Antonucci, meno 2, terzo contro la Lazio contro i 5 del Brescia. Sì, un ottimo 4 contro 3, non gestito bene in realtà dalla difesa del Brescia, che lascia campo ad Antonucci che deve soltanto avanzare indisturbato, 4 finte e metterla alle spalle. Lì forse il giocatore Brescia avrebbe dovuto quantomeno cercare un'opposizione alla sua discesa. Bovo ha infatti qualcosa da ridire ai suoi. 5-3. Due minuti da giocare nel secondo tempo prima dell'intervallo lungo. Jacopo Alesiani dallo Sport Management a Brescia, come Cannella dalla Lazio in questa nuova esperienza. Si vada invece dal veterano Nora, che finta al sinistro, torna da Alesiani, scambio fra i due sempre, ancora Nora, 7 secondi per concludere, il tiro che arriva adesso, Alesiani, perfetto l'angolo su cui non può arrivare Sora, 6-3. Sì, un pochino statica però la difesa della Lazio in questa occasione, concede finte senza attaccare né lateralmente, e a questo punto un giocatore di Serie A, un giocatore del Brescia, non ha difficoltà a prendere la mira indisturbato e metterla sul palo alla sinistra del portiere della Lazio. Va supportato in quelle occasioni, e del resto è quello che ha chiesto anche nelle precedenti uscite proprio il portierone, che in qualche modo ha anche un ruolo di chioccia della difesa, no? Deve avere anche la capacità di trasmettere ai giovani difensori laziali la capacità di saper affrontare queste situazioni. No, sicuramente è quello che lui fa anche durante la settimana, è molto presente, dà sempre consigli che sono ottimi per i nostri giovani. 10 secondi per concludere, palla ad Antonucci che va a largo su Colosimo. Attenzione, cambio di fronte per Leporale. Colosimo, Leporale, mi ricorda qualcosa. 6-4. L'abbiamo visto tante volte questo gol qui al Foro Italico, con Colosimo che è bravo ad entrare nella prima linea e con un lob quasi cestistico serve sul secondo palo Matteo Leporale, che non deve far altro che schiacciare in rete evitando i due metri. L'ingresso di Colosimo dentro i due metri evita appunto il fallo da parte di Matteo, che trova una facile realizzazione. Ed è facile anche dedicare un applauso a Leporale, che esce dalla vasca, cade ancora dopo la partita persa con Salerno, ma insomma anche in quell'occasione un super Leporale, come lo è stato nella vittoria decisiva contro la Canottieri mercoledì scorso. Attenzione però al Brescia con Alesiani ancora per Cannella, 3 secondi per concludere, zona calda, si lotta, Presciutti, Soro tocca e mette fuori. Sì, deviazione da parte di Soro che concede solo un 2 metri, poteva andarci peggio, meno male ci ha messo le manone ancora una volta. Ora 20 secondi, però è subito pescato Daniele in un fallo da espulsione, un po' severo in questa occasione secondo me l'arbitro, però ha visto questo e accettiamo la sua decisione. Uomo in più per il Brescia, 10 secondi con vantaggio numerico in questo momento. Nora, la Lazio recupera la grande, sbaglia dunque l'uomo in più il Brescia, 15 secondi, possibilità di andare dall'altra parte, velocissimi tutti quanti, non c'è vantaggio dinamico, si può prendere i secondi che mancano alla Lazio, ma deve arrivare dall'altra parte. Colosimo, palla lunga,
un secondo, si va al centro, non c'è tempo. Passaggio impreciso di Morolli che è entrato in vasca per il capitano. Intervallo lungo, 4-6 il punteggio, 6 ovviamente per il Brescia. È vero che Soro ha fatto gli straordinari, però insomma aspettarsi una Lazio a questo punto con solo due gol di scarto, applausi. Ci avremmo messo la firma, Federico, ma non solo per il punteggio, anche per l'intensità che ha avuto la nostra squadra in questi primi due tempi. Devo dire davvero complimenti ai ragazzi in vasca. Certo, poi come abbiamo detto è normale che è tutto un pochino più facile nel punteggio con Soro in campo, però veramente un'ottima prestazione da parte dei nostri ragazzi. E allora riposiamo la voce per terzo e quarto tempo da raccontarvi tra poco. Due gol di vantaggio per il Brescia che sta come sempre ben figurando, ma un'ottima Lazio e soprattutto un ottimo Slobo Soro. Scherzando con Giacomo Cannella prima dell'inizio di questa partita avevamo detto vabbè dai, Soro ti darà una mano a migliorare la tua classifica canonieri, visto che sei in vantaggio mi sembra che Soro non ci abbia ascoltato. No, ieri è stato divertente un siparietto che abbiamo avuto io e Daniele Cianfriglia con Giacomo Cannella che ci è venuto a trovare durante l'allenamento. Abbiamo detto mi raccomando, domani al massimo ti concediamo un gol, non ce ne fare più, parti scherzi, ovviamente si gioca. È sempre bello vedere questo campione tornare qui al Foro Italico e giocare, veramente è un'emozione particolare. Federico, cresciuto sotto ogni punto di vista, formato dalla Lazio giù il galleggiante intanto in ogni componente, e adesso pronto per il salto di qualità Giacomo Cannella. Palla al Brescia nel confronto, Nora a impostare. Piccolo pressing, poi si va a ripiegare verso il centro, può avanzare Nora, 10 secondi per concludere, Figari, ancora Nora, il mancino, finta, numero 11 ancora. Scambio fra i due, arriva il tiro di Nora questa volta, palo, esce Soro, ma Bertoli riesce a metterla dentro, in questo caso Antonucci lo va a aiutare più il portiere laziale. 7-4 Bertoli. Eh sì, non ha effettuato il cosiddetto taglia fuori. La palla rimbalza, Antonucci vabbè, giustamente riparte prima per sfruttare magari un 6 contro 5 che poneva crearsi, però lascia la palla lì a quel punto per Zeno Bertoli, un gioco da ragazzi, un po' sersarsene e beffare Soro sull'uscita. Più 3 Brescia, espulsione presa per la Lazio, uomo in più. Va nel pozzetto ancora Giacomo Cannella, seconda espulsione per il numero 5. Lazio che attacca in superiorità numerica. Morolli per Elfic, Vitale, Ferrante, palla al centro per Narciso, non ha il tempo di andare a concludere. Tanti giovanissimi in questa azione, è ovvio che anche questo c'è un po' di emozione. Attenzione però alla ripartenza dall'altra parte del Brescia che può andare in vantaggio dinamico. Palla a Figari che rallenta però. L'azione non sa chi darla, giustamente tanta densità nella parte calda. E allora 10 secondi per concludere. Palla ad Alesiani. Scambia ancora con Figari. Alesiani. Il tiro arriva all'ultimo a vederlo Soro, comunque ci mette le braccia. Sì, tanti giovani, un uomo in più un pochino ora negativo, però vediamo appunto come dicevi tu in precedenza, ci sono tanti giovani in acqua. Paghiamo un pochino di inesperienza. Ora forte pressing di nuovo del Brescia con i suoi giocatori.
Vitale, un po' il leader in questo momento in acqua con Antonucci. Clesso, il tiro di Vitale è deviato da un difensore. Non c'è un senatore in acqua, questo fa piacere contro una formazione come il Brescia. Narciso, Elfic, Antonucci, Vitale, Ferrante, Morolli. Solo Soro ovviamente, fallo semplice, Lazio che prova a difendere. Dieci secondi per concludere, per il Brescia, Figari. Soro chiama i suoi a difendere, Figari però riesce con troppa facilità a tirare e a trovare il gol. 8-4. Sì, abbiamo commesso lo stesso errore del gol in precedenza, sempre di Figari. Cioè sulla M non si può essere così statici e concedere 3, 4, 5 finte al giocatore che prende la mira. Cioè a questi livelli non perdona, non è concesso un errore del genere. Dobbiamo essere molto più dinamici, dare fastidio, intervenire da meno 2, da meno 4. E ora dentro di nuovo Leporale, dentro di nuovo vedo anche Daniele Giorgi. Diciamo che Claudio ha rimesso un pochino le cose in ordine. Jacopo, è chiaro che scegliere di mettere i giovanissimi porta inevitabilmente a cambiare il punteggio, però sappiamo quanto sia importante per la Lazio far crescere questi ragazzini, perché servirà un contributo fondamentale nello sviluppo del campionato, e in queste partite puoi provare, perché vuoi o non vuoi, bisogna tanto Leporale, prova a lottare al centro, conto tre, gli levano il pallone. Dicevo, in queste partite sai che la differenza è tale che devi a questo punto fargli fare minuti. No, giustissimo, giustissimo da parte di Claudio dare minutaggio a questi giovani. È normale, un pochino di inesperienza, ma l'esperienza si fa giocando anche queste partite ad altissimo livello, quindi correttissima la visione di Claudio. Peccato ora per la deviazione. Il tiro del numero 6, Nicolaidis, per il 9-4, deviato dall'alto di Giorgi, ha beffato Soro in questo modo, più 5 il punteggio. Eh sì, palla al centro, deviazione da parte di Daniele Giorgi. Non sappiamo se Soro avrebbe messo di nuovo le sue manone a deviare questa palla. Non lo sapremo mai forse, però il 9-4 da parte del Brescia. Serie di falli semplici, palla alla Lazio. Vitale, Antonucci, Giorgi. 8 secondi per concludere, fallo semplice. Vitale si alza, serve con un passaggio. Narciso che si era portato in posizione avanzata, intercettato il passaggio da Alesiani, e si può andare sull'altro fronte. Lazio in questo momento un po' sterile in attacco, anche perché ha perso per molti minuti alcuni dei suoi giocatori più pericolosi. Di qualche dubbio su questa palla, forse si poteva fischiare anche un rigore addirittura, perché viene toccato da dietro. No, ora intanto si alza, la conclusione violentissima, il palo però a salvare la Lazio e Soro, palla in attacco e palla alla Lazio. Sì, palla sotto, il palo ci salva e ora di nuovo avanziamo per questa fase offensiva, deve prendere la palla però. Fallo semplice su Vitale, palla lunga a cercare Antonucci. Ancora fallo semplice, fa sentire il suo peso il Brescia. Vitale si alza. Nulla di fatto anche in questo caso. Eh sì, la palla finisce al centro e i giocatori del Brescia sono bravi in questa occasione a murare il nostro attacco. Brescia allora, che prova a allungare ancora, fallo semplice, scatta in attacco Colosimo, Figari il tiro, la tassata ancora, non ha paura di metterci la manona Soro. Eh sì, si prende un bel rischio Figari tirando, pur vedendo una possibile sviluppo di un 2 contro 1 davanti. Fortunato nella deviazione di Soro, concede un 2 metri. Anche l'esperienza sa quali sono le sue capacità. Il numero 11, Nora,
Alesiani, fallo semplice, esce Soro, guardate, prende qualche rischio anche lui, espulsione di Narciso che mette il braccio su l'avversario Buha. Brescia allora con l'uomo in più, Vigari, Cristian Presciutti, cambia fronte, toccato il pallone al centro ma arriva comunque a destinazione, ancora Soro, l'errore con l'uomo in più del Brescia. Eh sì, manone alte per Soro, il portiere di pallanuoto deve stare con le braccia alte quando la palla transita sui due metri, ci dà un esempio in questa occasione Slobodan, sembra una parata facile ma non lo è. Gambe di ferro e ci sta tanto su con quelle braccia Soro. Fallo semplice su Vitale che regala ancora il possesso alla Lazio, 10 secondi per concludere. Colosimo, buona calda per Giorgi, espulsione presa anche in questo caso, un po' come prima per Narciso, time out chiesto da Sebastianutti, devo dire ottimo arbitraggio fin qui da parte di Alfie e Frauenfelder, nulla da aggiungere, uomo in più per la Lazio. Sì, bravissimi direttori di gara, veramente una partita, è giusto fare i complimenti ai direttori di gara quando appunto vediamo queste partite arbitrate in questo modo, partita anche corretta, i ragazzi stanno aiutando un po' gli arbitri in questa occasione. Ora Sebastianutti si concede il primo time out, vediamo cosa prepareranno, se prepareranno ancora una volta l'uscita da parte di palo 5 oppure magari una conclusione dalla seconda linea. Un po' quello che dicevamo prima Jacopo, è chiaro che se dai molto minutaggio a chi ha meno esperienza di fronte a questi giocatori paghi un po', questo per dire che dispiace che poteva essere ancora più vincente il match, 5 gol di scarto, abbiamo visto per lunghi tratti 2-3 gol di scarto, era divertente insomma vedere la Lazio essere lì a provare a rincorrere, non diciamo altro, per carità, il Brescia. Sì, penso che comunque lo scarto sarebbe stato, se non questo, magari un gol in meno, la differenza c'è e si vede. Uomo in più per la Lazio, 2-10 da giocare nel terzo tempo di gioco. Elfic al centro, questa volta veloce, imprecisa invece della conclusione di Antonucci, o quantomeno troppo centrale del lungo, un po' come Soro in precedenza, stoppa il pallone. Eh sì, ancora una volta un uomo in più giocato con l'uscita di palo 5, è rigore. Tiro di rigore concesso al Brescia, fallo di Elfic che era in ritardo. Ubua. Sul pallone va questa volta Cristian Presciutti, ha detto insomma ci provo io. Vediamo, non c'è due senza tre, vediamo un po' che ci combina Soro. Parte Presciutti, il tiro ancora! Slobodan Soro, 3 rigori su 3 parati, incredibile! E come ho detto non c'è due senza tre, cambia il tiratore, non cambia il risultato, ovvero manona di Soro. Monumentale Slobodan Soro. Non so quanto possa accadere di frequente vedere un portiere parare 3 rigori, la palomba allo scadere, intanto fuori misura, piccolo record, vedremo se insomma la possibilità di migliorare questo score, anche se va a scaldarsi il secondo portiere della Lazio. Sì, davvero non so quante volte rivedremo una situazione del genere, anche perché erano 3 battitori diversi, quindi 3 tiratori diversi. Attenzione, palla in attacco commesso secondo i due arbitri da Leporale, ancora però irregolarità. Lazio che ha praticamente un uomo in più in attacco, allora 4 contro 3, Leporale taglia Elfic, palla per Colosio, gente lunga, recupera il Brescia, Lazio che ha giocato malissimo questo vantaggio dinamico. Si schierano le due squadre, 5 secondi per concludere, il tiro che arriva adesso di Vitale, impossibile far di più, e attenzione adesso la controfuga. Sì, davvero giocato malissimo questo uomo in più, avevamo un 4 contro 3. Alesiani allora tu per tu con Soro, Alesiani si alza Soro, la butta dentro, 10-4 il gol di Alesiani. Sì, davvero una gestione pessima da parte della Lazio del 4 contro 3, non solo perché non segniamo, ma perché si scatena una controfuga sull'errore sull'uomo in più, un 1 contro 0 semplice.
Ora gli arbitri chiedono il pallone, forse per le proteste da parte dei giocatori del Brescia sull'episodio della superiorità numerica accordata alla Lazio in precedenza. Non con tutti i torti, ti posso dire, da quello che abbiamo visto noi, insomma, sembrava al massimo contestabile anche il fallo in attacco precedente dato alla Lazio, però detto questo non macchia una prestazione fin qui ottima dei due arbitri. Più 6 Brescia, che ha messo il suo sigillo su questo match. Ancora secco Lazio in questo tempo, 10 secondi per concludere, 17 alla fine del parziale. Colosimo, il tiro, il palo esterno, un tiro alla cannella di Colosimo. Sì, ci ha provato, diciamo, Federico, la palla scheggia il palo. Uomo in più dinamico però per la Lazio, che arretra male. Presciutti, serie di finte, la palomba, mette a sedere Soro. 11-4 allo scadere, proprio un po' la vendetta di Presciutti del rigore parato da Soro. Proprio sul gong della sirena, peccato per questo gol. 11-4, la Lazio ha un po' una siccità offensiva in questo momento. Ora vediamo questo quarto. Claudio Sebastianuti sta parlando ai nostri ragazzi, sicuramente ci terrebbe a non far dilagare il Brescia. Dunque 4-11 il punteggio, ci riposiamo per l'ultima volta. Lazio a secco in questo parziale che ha visto un netto predominio del Brescia. Ultimi 8 minuti, ancora vediamo tanti ragazzini, tanti, noi li chiamiamo ragazzini, Jacopo, perché sono veramente giovani, vogliosi sicuramente, anche a cospetto di alcuni giocatori avanti con l'età tipo Soro, insomma Leporale. Sta per iniziare il quarto tempo, 4-11 punteggio per il Brescia. Eh sì, ora vediamo Filippo Loreto, non espulso, non so per quale motivo, sembrava una partita abbastanza tranquilla da parte, non so, sinceramente non ho visto. Comunque paghiamo sicuramente la gestione dell'uomo in più. Lazio 0 su 5 su questo fondamentale, sicuramente pesa non aver concretizzato quelle 5 occasioni in superiorità numerica. Nemmeno a dire che voleva evitarsi la trasferta, visto che la prossima sarà di nuovo in casa, insomma, da capire quello che è successo con Filippo Loreto. Dirigente che ama questo sport, ama la Lazio ormai da una vita, con questi colori, prima da giocatore e poi da responsabile di quello che un po' avviene durante il match, nel sostenere anche Sebastianuti. Filippo Loreto espulso per proteste. Giù il galleggiante, ultimo face to face, ancora palla alla Lazio, vinta da Cannella contro Ferrante. Insieme hanno vinto uno scudetto under 20, fa piacere sempre ricordarlo. Ormai 4-3 stagioni fa. Cannella avanza, 10 secondi per concludere, cerca il passaggio al centro che non arriva. Asubu allora, ancora Cannella. Serie di finte, passaggio ora, sì, al centro, bravo Mattia Antonucci a regalare solo un fallo semplice. 3 secondi per concludere, la sassata di Cannella. Soro para e Soro chiede anche
ai suoli, stare più attenti. Proprio in quel momento non si può concedere quel tiro, visto che era l'unica possibilità per il Brescia a tempo scaduto. Ancora fallo semplice, ancora palla ai Lombardi che avanzano, sempre Cannella per Figari, 8 secondi per concludere, è chiuso il centro, allora Figari pensa di andare, attenzione però si libera improvvisamente il numero 4 Bua, 12-4 il punteggio, troppa libertà qui, Sora non poteva far nulla. Eh sì, un errore ora, un blocco da parte dei giocatori del Brescia, lasciamo un giocatore da posizione 5 completamente libero, cerca la conclusione forte sul primo palo a rimbalzo, e il Brescia ora allunga in maniera importante, 12-4, la Lazio non segna da più di un tempo. Giorgi da posizione 4 scambia con Antonucci, Brescia in zona M, ora però c'è una possibilità e il tiro e la conclusione della Lazio che torna al gol. Con il numero 5 Vitale, scusate, 6:56 da giocare, 5:12. Eh sì, finalmente ci sblocchiamo anche sul fondamentale dell'uomo in più, Vitale fa tutto lui, trova la superiorità su una sua entrata e poi trasforma in maniera rapida e veloce questo piccolo vantaggio che aveva da posizione 5, battendo imparabilmente Marco Dellungo sul suo palo, conclusione a rimbalzo. E allora, 7 gol di scarto ancora, Brescia che ha preso il largo, tacca Bua, precedenza gol di Tononi, vogliamo dire, mentre per la Lazio è entrato Garofalo per Soro in porta, diciamo l'ultimo gol del Brescia del numero 9, Tononi, non di Bua. Tononi, giocatore preso da Brescia, waterpolo, 10 secondi per concludere per la Lazio, Vitale cambia fronte per Biancolilla, fallo semplice, la palomba per Leporale di Marini, grande Marini, grande Leporale, sesto gol della Lazio e dimezza lo svantaggio, ma che grande passaggio di Marini. Eh sì, è stato bravo Luigi qui a trovare con un lob, l'azione sembrava finita. Ora vediamo in acqua veramente tutti i giovani della Lazio, c'è Biancolilla, c'è Marini, c'è lo stesso Garofalo in porta, c'è anche Franco Morolli, insomma Antonucci, diciamo è veterano ma ricorda è classe 2000, Narciso classe 2000, insomma veramente penso che la Lazio erano anni che non schierasse un quintetto così giovane. Dai 12 il punteggio. Attenzione, palla al Brescia. Tiro di rigore fischiato. Questo caso molto al limite. Fischiato a Biancolilla. Non c'è più Soro in porta, c'è Garofalo. Vediamo. Cannella va sulla linea di 5. Diciamo senza nulla togliere a Simone Garofalo. Un pochino più semplice per Cannella a battere. Parte Cannella al tiro e quasi quasi Garofalo intercettava. 6:13. Facendo un pochino una battuta, è stato un fattore per noi l'uomo, diciamo il rigore del Brescia, magari questa occasione l'avremmo concesso volentieri con Soro in porta, senza nulla togliere ovviamente a Simone Garofalo che è un giovane. No, perché volevamo migliorare quel record di 3 rigori parati da Soro. Uomo in più per la Lazio.
improvvisamente molto più fiscali i due arbitri, come se avessero un po' cambiato il, diciamo, il metro di giudizio, non che questo abbia influito da una parte o dall'altra, semplicemente analisi della gestione del match. Antonucci, Vitale, Biancolilla, uomo in più per la Lazio, un secondo per concludere, arriva adesso il tiro, ma oltre la sirena non ha avuto nessun giocatore che in qualche modo decidesse di prendersi questa responsabilità. 5 minuti da giocare a chiudere il match. Pressing della Lazio, affonda Marini, Igari, 6 secondi per concludere, Cannella, la conclusione, prova a segnare, trova il palo Cannella, palla che resta al Brescia però, distante dalla porta, difesa da Garofalo in questo momento. Quattro secondi da giocare, ancora però espulsione fischiata alla Lazio, uomo in più per il Brescia, impietoso in questo momento l'arbitraggio, va nel pozzetto Morolli. Vantaggio numerico per questi 5 secondi, Brescia che deve affrettare, palla leggermente lunga però non riesce a concludere il Brescia questa azione con l'uomo in più. Eh sì, gestita male questa palla, però ora c'è un ennesimo errore da parte nostra, non battiamo la palla, giusto. Vantaggio dinamico concesso al Brescia, il tiro di Rivetti, tu per tu con Garofalo, 14-6. Sì, un po' un'ingenuità da parte nostra, abbiamo ripreso la palla però poi non viene battuta, l'arbitro fa chiaramente segno al giocatore, devi battere la palla per far ripartire l'azione, quindi cambio di possesso, eravamo sbilanciati, superiorità da parte del Brescia che trova la rete. Gol anche per Rivetti, attaccante classe 2003 di Brescia, giocatore fatto dunque in casa, regala il più 8. Cosa di buono si è visto anche dai nostri ragazzi, ad esempio quel passaggio molto bello per Leporale, intanto brutto colpo preso da Narciso al centro, chiedono palla agli arbitri, Figari, vediamo se va nel pozzetto, non so se è allontanato definitivamente o se è uomo in più semplice, no soltanto uomo in più semplice. Guardate, ora c'è l'uomo in più, poi dirò un attimo il siparietto che c'è stato. Vantaggio numerico per la Lazio, sbaglia completamente il passaggio Morolli, lo regala agli avversari e vanno ancora con grande violenza dall'altra parte, provano a cercare un vantaggio dinamico che non c'è, dicevi prima Jacopo. Sì, in precedenza l'arbitro aveva richiamato la palla perché stava per estrarre il cartellino rosso per Figari, bel gesto da parte di Narciso che comunque non ha simulato, ha fatto un cenno all'arbitro che era tutto ok e che non era stato un colpo fortuito da parte del centrale, del marcatore appunto del Brescia, quindi bel gesto di fair play da parte del nostro giovane centroboa che non ha, diciamo, sciacallato su una situazione che poteva concedere un'espulsione definitiva. L'arbitro ha impugnato il cartellino. Vitale intanto tiene il pallone su, stoppato da Del Lungo, ci ha provato Vitale, a questo concede il vantaggio dinamico al Brescia, scusate, con Cannella tu per tu contro Garofalo, Cannella la rete del 15-6 a 2:40 dalla fine, Brescia che allunga ulteriormente. Eh sì, troppe controfughe, ma è normale che fosse così, i nostri ragazzi sono stanchi, ora Claudio cambia e rimette un pochino le cose, aggiusta un pochino le cose rimettendo in acqua Antonucci, Nicola Selfic, rimane Narciso al centro e torna anche Matteo Biancolilla da posizione 5.
6-15 il punteggio, 2-30 da giocare. Fallo semplice subito ancora dalla Lazio, serie di fischi, 10 secondi per concludere. Antonucci, Elfic colpito, fallo semplice ancora, 5 secondi, Antonucci, Lazio che va alla conclusione, Antonucci, c'è il tocco di De Lungo, ma che tiro era di Antonucci? Eh sì, è salito benissimo con le gambe, Mattia, ha puntato al palo lungo, è stato bravo Marco De Lungo a deviare la palla, a concedere un tiro di 2 metri. Ora palla in posizione 3, di nuovo intercettata. Provato a difenderla Antonucci, una furia Cannella che prova ad andare dall'altra parte, ma Antonucci si vendica. I due giocatori più talentuosi in vasca rispetto al percorso futuro che potranno percorrere, possiamo dire, spero di non dimenticarmi qualcun altro, ma insomma difensore e attaccante che potrebbero chissà in futuro essere una colonna portante anche in azzurro. Antonucci riceve adesso, si fa però rubare il pallone, l'abbiamo un po' fregato forse con questi elogi, va Cristian Presciutti, uno che di esperienza in difesa ne sa e come, a contrastarlo Ferrante, fallo semplice. Sì, attacco laterale, quindi giusto il fallo semplice, ora va in recupero, no, ora secondo me un'espulsione esagerata. E allora uomo in più per il Brescia ancora, 1:23 dalla fine. Bertoli, Alesiani, ha ruotato molto anche il Brescia, serie di finte di Bertoli, ancora Alesiani, il tiro, ancora Alesiani, più 10 Brescia, 16-6. Eh sì, Brescia va a segno con l'uomo in più, sì. Palo lungo, pescato, non può nulla Simone Garofalo, Brescia allunga, porta 10 gol di distanza. Qualche cosa da sistemare prima di ripartire. Arriva il via adesso, 1:09 per chiudere il match. Lazio ottima per due tempi, pensate che il secondo tempo si era chiuso sul 4-6 per il Brescia, poi tanti ragazzi in vasca, il Brescia che ovviamente ha fatto capire qual è la sua forza. Brescia in costruzione, serie di falli, Narciso si alza, va alla conclusione, irregolarità. Eh sì, era dentro i 6 metri, quindi battuta irregolare, ora c'è la possibilità da parte del Brescia di allungare ulteriormente le distanze. Che emozione anche per tanti ragazzi della Lazio trovarsi di fronte a giocatori come Cristian Presciutti, per dirne uno, o Figari, insomma, De Lungo. Tanta possibilità di rubare con gli occhi. 7 secondi, il tiro, Garofalo che non trattiene sulla conclusione di Bertoli. Eh sì, forse ora poteva fare un pochino di più il nostro portiere, però ripeto, concediamo anche a lui un po' di inesperienza. Garofalo, classe 2000 anche lui. E il Brescia allunga ulteriormente, 17-6. 20 secondi per chiudere il match. Ricordiamo la tripletta ancora di Matteo Leporale. Incredibile Matteo Leporale, sale a 12 gol se non mi sbaglio per un centro, un'enormità. Palla, attenzione proprio per l'altro centro, invece Narciso che non riesce a controllare, contrastato da due avversari. Mancano 5 secondi alla fine della partita, tiene la palla il Brescia, finisce qui 6-17 il punteggio. Tanti applausi per una Lazio che comunque ha tenuto testa per un po' al Brescia, tanti applausi per i giovani ragazzi che hanno avuto la possibilità di confrontarsi con questi campioni, tanti applausi per Giacomo Cannella che è tornato qui nella sua piscina e insomma anche lui qualche soddisfazione se l'è tolta. Una buona Lazio soprattutto per quello che arriverà